Benvenuti all'agriturismo Piccapane, dove facciamo produzione di olive da tavola, olio extravergine d'oliva, alcune varietà di cereali antichi come il grano cappelli, l'orzo e un orto da cui tiriamo fuori un po' di verdure per fare delle conserve, patè, melanzane sott'olio e un'altra decina di prodotti circa, oltre anche alle marmellate che facciamo con la frutta di stagione. Siamo orgogliosi di aver creato la prima CSA in Puglia. La CSA è una comunità che supporta l'agricoltore e quindi un accordo solidale a lungo termine tra un gruppo di consumatori e me, in questo caso, come azienda agricola, per cui per 6 mesi, un anno, le persone si impegnano a ritirare una cassetta di ortaggi ogni settimana per un lungo periodo. Quindi io, come azienda agricola, ho la possibilità di piantare avendo già il prodotto già venduto. Da 7 anni abbiamo avviato anche la parte di accoglienza e ristorazione, quindi abbiamo un ristorantino da 35 posti e 7 camere. Abbiamo deciso di fare cucina vegana perché è veramente un'assurdità che su questo pianeta si consumi più della metà del suolo agricolo utile per nutrire allevamenti industriali di animali, il cui consumo poi eccessivo, perché nella nostra società c'è un eccesso di benessere e di consumo di proteine animali, ci fa poi ammalare. Quindi abbiamo un doppio paradosso, quindi consumiamo suolo utile che potrebbe sfamare in maniera molto più efficiente molte più persone, perché la proteina animale è divoratrice di risorse, di acqua, di terra, e dall'altra parte, mangiando tutti questi proteine e grassi animali, ci ammaliamo e poi diventiamo anche un costo per la società. Quindi l'idea è stata questa: cucinare e preparare dei cibi usando soltanto sostanze vegetali, soltanto verdure e legumi e cereali, e far vedere come si può mangiare in maniera sana e gustosa tutti i giorni. Il progetto di azienda agricola è nato con l'idea di fare agricoltura biologica. Io ho scelto di abbandonare una carriera manageriale, un lavoro in città, proprio per dedicarmi alla natura e produrre alimenti sani che facciano bene sia all'uomo sia all'ambiente. Per gli olivi non facciamo alcun tipo di trattamento, neanche biologico, quindi si può definire olivicoltura sinergica. Trincio l'erba e i resti della potatura, lasciandoli sul terreno, e genera dell'humus nel terreno e si crea a lungo andare un equilibrio naturale. Per quanto riguarda l'orto, usiamo soltanto letame, nessun prodotto derivante dagli animali come cuoio, sangue o altro tipo di concime di questo tipo. Usiamo i macerati di erbe come l'ortica e stiamo sperimentando anche i microrganismi effettivi, che sono questi batteri buoni che aiutano le piante e allontanano le malattie. Da 3 anni siamo anche masseria didattica, quindi ripartiamo dai bambini perché sono la nostra unica speranza, anche se facciamo, in realtà organizziamo laboratori anche per adulti di panificazione, di pasta fatta in casa, creazione del sapone artigianale, mentre con i bambini accogliamo le visite di istituti scolastici, organizziamo il campo estivo e cerchiamo di avvicinare i bambini a vita rurale. Quindi partiamo dall'orto, abbiamo un orto sinergico didattico dove i bimbi possono nell'arco di 2 o 3 mesi passare dal semino alla piantina e magari anche al frutto. Facciamo tanti lavori artistici con le piante, con i colori vegetali, laboratori con le erbe aromatiche per realizzare sali aromatizzati, aceti aromatizzati, si fa yoga per i bambini, si cucina anche, una volta alla settimana facciamo la raccolta degli ortaggi e anche la preparazione, compresa anche la pasta fatta a mano,
cerchiamo di dare un diverso modo di avvicinare i bambini alla campagna, che non sia semplicemente quello di fare il giretto turistico degli animali tipo zoo, ma che sia una partecipazione più attiva. Da 15 anni siamo anche soci di WWF Italia, che è un'associazione che propone la condivisione della vita rurale a chiunque. E quindi le aziende, noi aziende agricole, biologiche, ma anche un privato che avesse un giardino e delle attività agricole da svolgere, può iscriversi all'associazione e ospitare viaggiatori da tutto il mondo per periodi più o meno lunghi in cambio di un aiuto per i lavori di campagna. Chiunque è benvenuto sia per visitare il ristorante o le camere, ma anche venire a visitare l'orto e addentrarsi un po' nella nostra filosofia, nel nostro stile di vita. Quindi venite a trovarci anche per un fine settimana, per assaggiare la nostra cucina, e fare un giro nell'orto delle erbe aromatiche. E benvenuti, vi aspettiamo.